Ciao ragazzi, ciao. Girovagando ovviamente troviamo degli amici e dei nuovi amici. Allora, siete nuovi amici perché io vi ho visto sui social, io sono molto diretto, lo tengo in mano perché poi almeno intervisto anche lei. Loro sono i Feniasi, intanto dici il nome perché. A Feniasi perché alla fine il mio nome è Simone Enea, poi PH era un profilo dove mettevamo più foto all'inizio. Vai, continui. E quindi niente, alla fine un frullato del mio nome, insomma, un frullato. Ah, pensavo, no, io mi ero messo qua perché pensavo fosse il tuo più il suo. No, il suo perché è un era vecchio il mio, profilo suo. Mio vecchio profilo. Allora bisogna rimediare, Già non ci siamo, diglielo. No, però sul logo c'è anche la mia faccia. Lei Saretta 23, Saretta 23, esatto. E invece Feniasi io. Tutto studiato. Oh ragazzi, bisogna recuperiamo le magliette perché siamo l'unici che non ce l'abbiamo. Ora tirate ad orecchie a Miki, le recuperiamo. Allora, dicevo, a parte gli scherzi, vi ho visto, il nostro mondo custom, noi con la gara school ci siamo da tantissimo, ho visto tanti che si avvicinavano, certo. Sia giovani, meno giovani, ecco voi siete giovani, quindi è già strano. Meno giovani ne ho visti tanti, ho visto tanti cazzoni perché io sono diretto. Tanti professionisti, tanti che hanno abbandonato, tanti di qui, però scusa, sono io che faccio l'intervista, hai ragione, però cioè quello che mi fa strano è chi rimane, chi veramente mette la passione. Io non vi conosco, l'ho già detto, non vi conosco, ho visto cosa fate, vi ho visto girare e io ho percepito la passione di due ragazzi, probabilmente la sua che ha contagiato te, ok, e beh, come io con la mia compagna. Vi ho visto in giro, ho detto, vabbè, quando li becco ci voglio parlare con questi ragazzi. E visto, l'occasione arriva, ma magari ci ribeccheremo sicuramente agli europei, ci ribeccheremo. Allora, ai nostri amici, che non è che non vi conoscono, ma che tanto chi guarda questo mondo spilluzzica qui all'area. Allora, raccontaci com'è nato tutto. Ma com'è nato tutto? Noi in generale già frequentavamo un po' il mondo, no? Vabbè, perché questa è la passione, quindi si frequenta il mondo degli eventi, raduni, bike show, eccetera, eccetera. Poi l'anno scorso, tra una cosa e l'altra, noi già facevamo i nostri viaggi in moto, i nostri viaggi in generale. E quindi li raccontavamo, ma per noi stessi, no? Facevamo i video, li facevamo vedere ai parenti, classico film di 7 ore, una noia mortale. Allora cosa abbiamo detto l'anno scorso? Facciamo un canale YouTube dove raccontiamo la nostra passione, il nostro mondo, così com'è, no? Quindi noi due che andiamo agli eventi, li raccontiamo. Come noi viviamo l'evento. Esatto. Aspetta. Come noi viviamo l'evento. Esatto. Perfetto, ok. E poi, oltre al fatto di raccontare noi come viviamo l'evento, vogliamo anche farla vivere, perché tu magari sei qua in questo bellissimo bike show, ma non hai l'opportunità di sapere come è stata fatta quella moto, perché i retroscena, eccetera. Quindi giriamo tanto anche per poterlo raccontare. Ok, è vero, e questo è bello. E te invece come sei stata contagiata da tutto questo? Perché insomma non è semplice, una ragazza che ti sposta in un mondo molto particolare. Allora, in realtà è stata appunto colpa sua, merito suo in realtà. Merito suo. Lui frequentava già l'ambiente, poi quando appunto ci siamo messi insieme mi ha portato anche lui a questi eventi, a me sono sempre subito piaciuti. A me piace molto l'ambiente che c'è intorno a questi eventi. La famiglia. Esatto, esattamente. Sì. Dai ragazzi, sicuramente rimarrete parecchio perché è un mondo che se vi piace siamo tutti amici eccetera. Il loro percorso è un po' diverso dal nostro perché invece noi siamo partiti con la TV, perché certo. Io facevo televisione, YouTube per noi era invece un archivio di video per chi non riusciva a vedere la TV. Da oggi in poi diventeremo più social anche noi, per carità, perché la TV non la guarda più nessuno. Certo. Se no sono rovinato, ragazzi, guardate ogni tanto anche la televisione. Però niente, ci tenevo a dirvi che grazie. Andate avanti, siete forti. Il mondo custom ha bisogno, il mondo dei motori in generale ha bisogno di ragazzi. Fra l'altro vi invito a vedere il nostro canale, l'ultima novità è un podcast fatto proprio con che parla del mondo OG. Sì, lo facciamo visto, con a vicenda, perché dobbiamo dare uno sguardo secondo me sia agli OG, certo. Di cui voi fate parte, sia però a tutto l'altro mondo un po' più selvaggio del custom in generale. E niente, mi volevo solo semplicemente grazie. Volevo dire ai nostri amici, seguiteli perché sono veramente in gamba. Grazie, li ho conosciuto mille. Quindi è così, quindi rock and roll, buona strada ragazzi, ciao, alla prossima.